coronavirus non ha colpito solo la salute dei cittadini europei, ma sta causando effetti anche sulle pensioni presenti e future. Uno studio pubblicato dall'European Trade Union Institute, curato da David Natali, ci aiuta a fare il punto sulla situazione. Durante i primi mesi del Covid, la maggior parte dei paesi europei ha varato misure a breve termine, riducendo o rinviando i contributi sociali dovuti alle casse dello Stato. È successo ad esempio in Finlandia e in Spagna. Altri hanno aumentato le prestazioni per gli anziani, mettendo a disposizione risorse aggiuntive per la previdenza sociale. È successo in Germania e in Francia. Tuttavia, ammonisce l'indagine, la pandemia avrà conseguenze sulla sostenibilità a lungo termine delle pensioni. Quest'anno il PIL dell'Unione Europea dovrebbe diminuire di circa il 7,5%, molto più che durante la recessione del 2008. In molti paesi europei il livello futuro delle prestazioni pensionistiche è influenzato direttamente dall'andamento del PIL. Più il PIL diminuisce, meno aumentano le prestazioni. Si aggiunga la riduzione della base salariale, con una leva fiscale e contributi sociali più bassi, un effetto che sarà aggravato dall'aumento della disoccupazione. Insomma, a causa del Covid, molti futuri pensionati rischiano di avere assegni più bassi. Per questo, rispetto al passato, nel dibattito politico europeo sono emerse posizioni più propense a migliorare la protezione degli anziani. Le sfide e i temi sono molti. Secondo l'Istituto Sindacale Europeo, le riforme dovrebbero concentrarsi sui gruppi sociali più a rischio, ad esempio sui lavoratori atipici e sulle donne, senza ricadere nella semplificazione che vuole i giovani in guerra contro gli anziani. Questa volta non ce la possiamo permettere.